È arrivato il momento dell'ultimo intervento di oggi. Lui si chiama Daniele Aristarco, è uno scrittore per ragazzi. Il suo libro l'ha portato con sé, quindi possiamo mostrarlo. Bravo. Eccolo qua. Si intitola Fake, è un libro di Einaudi Ragazzi e parla del lungo viaggio di Kesalid. Tu hai delle slide? Ho una foto da mostrare. E lì ci sarà il tuo timer. Daniele Aristarco, da scrittore, da bravo scrittore, si inventa una cosa molto originale. Utilizza un mito per parlarci dei miti. Utilizza appunto questa storia di Kesalid, che presumo vi racconterà, è così? Sì. Un pochino, almeno un pochino sì, per raccontarci di come poi i miti facciano parte di noi, della nostra umanità. In fondo ci costruiscono come siamo, ci costruiscono come collettività, rendono solide anche le nostre società, i nostri mondi. E su questo credo di poterti passare la parola. Prego Daniele, preferisci questo tu? Ok. Ci sono, buonasera. Buonasera, io sono Daniele Aristarco, mi presento un po'. Perché vengo da un ambito molto differente da quello scientifico, quindi fatalmente parlerò un po' di me, di quello che faccio con i ragazzi. Da qualche anno scrivo libri per i ragazzi, dopo essere stato insegnante. Sono stato insegnante per caso, perché alla fine della mia... ho studiato storia del teatro, lettere, mi è capitato di insegnare, mi sono appassionato a questo lavoro, perché ho scoperto che esistevano i ragazzi, me ne ero dimenticato. In Italia succede questo, ma succede in tutto il mondo, credo. Ci sono degli ambiti con i quali non abbiamo a che fare quotidianamente, dei quali tendiamo a dimenticarci. Io dico spesso ai ragazzi, quando vado a trovarli a scuola, che ci sono tre contesti, c'è bisogno di un permesso per incontrare delle persone, sono il carcere, gli ospedali e le scuole. Questi contesti che vengono separati dalla società, a volte noi li dimentichiamo. Quindi io mi sono inventato questo modo, cioè ho cominciato a scrivere delle storie per i ragazzi e ho cercato di ritornare nelle scuole e ragionare con loro. Qualche tempo fa mi è capitato di ragionare su questo tema. Avevo scritto un libro per ragazzi che si intitolava Io dico no, raccontavo storie di eroica disobbedienza. Ragazzi, cioè cercavo di dire ai giovani che tutti contano qualcosa e c'è la possibilità di modificare le cose che non ci piacciono. Poi però mi sono chiesto che cosa succede quando la realtà è ambigua, quando i ragazzi non riescono a orientarsi tra quello che è vero e ciò che è falso. E allora sono andato nelle scuole e ho cominciato a ragionare con i ragazzi e ci siamo resi conto di questo, che le menzogne appartengono all'uomo, sono un tema molto antico e naturalmente non sono un tema recente. E siamo arrivati, se riesco a mettere questa slide, che cosa devo premere qui? Mostra barra. Che devo fare? Eccola qui, grazie. Ecco, siamo partiti da questa immagine qui. Grotte di Lascaux, Francia, 17.500 anni fa. Qui c'è una delle più antiche rappresentazioni dell'uomo, potete vederla, c'è un uomo con una maschera. Ecco, con i ragazzi abbiamo ragionato su questo, che è l'unica rappresentazione di una figura umana all'interno delle grotte di Lascaux. C'è anche un unicorno rappresentato, questa è un'altra forse fake che bisognerebbe in qualche modo analizzare, è un punto ancora oscuro. Però ecco, la prima volta, o una delle prime volte che l'uomo decide di rappresentarsi, decide di farlo indossando una maschera. Probabilmente la figura che è rappresentata qui è quella di uno sciamano, quindi qualcuno che sta officiando un rito, sembra una maschera da uccello, è sdraiato e c'è un bisonte che sta per caricarlo, però di fatto indossa una maschera, quindi si sta modificando la propria identità e in qualche modo racconta una prima bugia, la racconta a se stesso. Ecco, io penso questo, che tutte le narrazioni alla base hanno una menzogna. Parlavamo prima dei miti, l'uomo è le storie che racconta, le storie che vive, da quando l'umanità esiste probabilmente ha raccontato e continueremo a farlo fino alla fine del mondo e forse oltre. Molte delle storie più appassionanti che ancora oggi raccontiamo nascono in momenti di grande difficoltà. Pensate, non so, al Decameron, Boccaccio, quando il mondo stava sparendo sotto la peste, ecco, in quel momento nasce forse una delle più grandi esaltazioni della vita. Quindi le menzogne sono alla base di ogni narrazione. Eppure ci sono menzogne pacifiche che servono ad addolcire il racconto o a giocare con la immaginazione dei giovani ed altre invece che sono pericolose, spaventose e che bisogna analizzare. Che cosa succede? Le fake news, quanto impattano sulla vita dei ragazzi? Quanto i bambini e i ragazzi sono esposti ai media? A me sembra che la prima grande modificazione rispetto alla mia generazione è quella dei ragazzi di oggi, come li chiamava un cantante,
è che una volta capitava questo: io da bambino andavo ad acquistare i giornali in edicola. Quando andavo alle medie, i miei genitori mi davano dei soldi per comprare la merendina, invece di comprare la merendina compravo il giornale perché ero curioso e cercavo le notizie, andavo a cercare le notizie. Oggi invece le notizie raggiungono i ragazzi e li raggiungono dal momento in cui li seguono costantemente quando introducono in tasca questa scatola di plastica. Ecco, in quel momento i ragazzi diventano da soggetti consumatori, quindi sono tracciati, tracciabili, e spesso mi rendo conto nelle scuole che non c'è una conoscenza di tutte le implicazioni possibili di questo passaggio. Quindi io ho cercato di scrivere un libro che fosse uno strumento utile ai ragazzi per ragionare su quelle che sono state le storie, le menzogne che hanno in qualche modo manipolato la storia e le hanno creato, sono all'origine a volte anche di guerre, di dissidi profondi, e quelle che invece sono innocue ma che ci aiutano a ragionare su di noi. Domani io farò un laboratorio con i ragazzi e faremo questo, cioè prenderemo delle notizie e cercheremo di capire intanto se rispettano le regole del buon giornalismo, le famose 5W, e poi però cercheremo di capire perché e per quale motivo ci soffermiamo su alcune notizie e non su altre. Questo è il meccanismo che sto cercando di portare avanti con i ragazzi del lavoro che faccio nelle scuole. Cioè, esistono molti libri e molti siti che consegnano ai ragazzi dei decaloghi, degli strumenti per analizzare un'informazione e rendersi conto se questa informazione è attendibile oppure no. In genere sono regole di buon senso che spesso però neppure noi adulti applichiamo. Qualche giorno fa ho fatto una presentazione di questo libro in una sala, in un festival per ragazzi, e ho chiesto ai ragazzi se sono in grado di distinguere una notizia falsa da una reale, fondata. Per alzata di mano mi hanno dato 10 metodi differenti per distinguerle. Quindi io credo che il buon senso, alcune regole sono passate già, che probabilmente i giovani sono più in grado di molti adulti di entrare nella notizia e smontarla. Il problema, credo, è la cosa sulla quale dobbiamo ragionare, è la verità. Che cosa ci occorre? Dove nasce? Che cos'è? Come si formula e dove? E soprattutto, perché ci caschiamo in queste fake news e come arrivano i ragazzi? Dunque, mi sembra che ormai gli iPhone, eccetera, siano abbastanza diffusi, ma molto spesso quello che arriva ai ragazzi è un racconto da parte degli adulti, ed è un racconto abbastanza confuso, perché i ragazzi non hanno un accesso diretto alle informazioni, ma una sorta di rimbalzo. E quindi credo che sia importante invece che i ragazzi abbiano un accesso individuale e condiviso in classe. Quello che cerco di costruire è proprio questo, cioè ricostruire nelle classi quello che nelle scuole tedesche viene detto il Kreis, cioè il cerchio. Cioè ritornare all'origine del racconto, mettersi in cerchio e analizzare, smontare, cercare di capire che cos'è che colpisce l'uomo, e alla fine ci si rende subito conto. Io questi esperimenti li faccio, questo lavoro lo faccio dalla terza elementare in poi, cioè i ragazzi sono subito in grado di capire perché una notizia li colpisce o perché li spaventa, e quindi arrivano all'impatto che quello è emotivo. Cioè una notizia arriva a spaventarci, a colpirci, e la diffondiamo senza pensarci troppo, perché risponde a delle esigenze profonde. E quindi il lavoro che facciamo è quello poi di creare delle fake news, cioè partire dalle nostre paure o dai nostri desideri e provare a inventare delle storie, e queste storie formularle come delle notizie e vedere se queste notizie in qualche modo sono comprensibili o condivisibili. In questo libro che ho scritto ho cercato di raccontare dei fatti reali, ma anche di dare voce a chi nel mare delle informazioni voce spesso non ha in prima persona. E quindi anche per alleggerire un po', se si può, per giocare un po' con questo, mi piacerebbe leggervi un racconto con il quale salutarvi. Insomma, c'è ancora qualche minuto. Siete d'accordo? Posso. Grazie. Girando per le scuole, mi è capitato questo. Sono stato spesso invitato in classi o in istituti dove gli insegnanti avevano già una sensibilità per i temi che trattavo, e quindi era facile confrontarmi o arrivare ad una condivisione.
Quest'anno ho cominciato a provare il desiderio di confrontarmi anche con quelle scuole dove non c'è la possibilità di leggere, dove i ragazzi non hanno accesso alla lettura, spesso non vanno al cinema, non hanno un teatro, quindi realtà differenti da quelle, diciamo, in qualche modo privilegiate. E come ho portato alcuni ragazzi? E siamo andati a lavorare quest'estate in alcuni centri di accoglienza e quindi ci siamo fatti raccontare le storie dai migranti che spesso vengono raccontati ma non hanno il diritto della prima persona. Questo racconto che voglio leggervi è il risultato di un lavoro che abbiamo fatto con i ragazzi. È intitolato Il lungo viaggio. La mia storia, lo so, è una vecchia storia, ma è sempre qualcun altro a raccontarla, e così in questa mia vecchia storia io non ci sono quasi più. Mi chiamano migrante, rifugiato e profugo, come se queste parole avessero tutte lo stesso significato. Come se il senso delle parole non contasse davvero, come se contasse solo il suono che fanno. Quelle parole suonano per molti come una minaccia. E allora lasciate che sia io, per una volta, a raccontare e a fare un po' di chiarezza. C'è chi parte dal proprio paese, volontariamente, e va in cerca di un lavoro e di una vita migliore. Se vuoi, puoi chiamarlo migrante. C'è chi fugge dal proprio paese perché viene perseguitato per il colore della pelle, per la religione che professa o per le sue idee. Non può più fare ritorno a casa, altrimenti rischia la vita. Cerca un rifugio. Se vuoi, puoi chiamarlo rifugiato. Infine c'è chi, pur non essendo perseguitato davanti alla guerra, alla povertà o a una grande calamità naturale, è riuscito a fuggire. Se vuoi, puoi chiamarlo profugo. Quale che sia il motivo per il quale sono fuggito, posso dirti questo. Non sono qui per turismo. Sono qui perché sono fuggito. E fuggire vuol dire dover andare via da casa senza il tempo di salutare, senza bagagli che non siano i propri occhiali, una testa spettinata, una bugia e una scusa da ripetere a memoria. Fuggire via con il bagaglio che siamo. Ho avuto giusto il tempo di scattare l'ultima fotografia alle mie spalle e poi via. Ho saltato il burrone e sono corso incontro alla vertigine dell'esiliato, alla ricerca di quei miracoli senza i quali mi sarà impossibile la normalità. Sono qui perché sono scappato senza guardare indietro, via di corsa fino a farmi esplodere il petto dalla fatica e i piedi nelle scarpe. Sono scappato perché sono vivo e perché voglio continuare a esserlo. Mi sono detto, lì gli uomini amano, custodiscono e assicurano a tutti i diritti civili. Lì sarò finalmente libero e rispettato. Invece non appena lì è diventato qui, sono cominciate le accuse. In pochi si domandano chi sono e per quale motivo sono qui. Soprattutto non lo domandano a me. Mi accusano. I capi di imputazione sono numerosi e gravi. C'è chi li scrive a grosse lettere sulle prime pagine dei giornali e c'è chi ha così tanta paura di me che sceglie di allertare anche gli altri attraverso i social network. All'inizio diffondono notizie su di me, senza preoccuparsi di verificarle. Poco dopo danno spazio alla rabbia, all'odio e arrivano a proporre azioni repressive, se non addirittura violente. La ferma convinzione che io sia un pericolo riesce a essere molto persuasiva. Gli accusatori sono sempre più numerosi e volgari anche le loro accuse. Sono un bugiardo, dicono. Mento sapendo di mentire. Basta guardare le immagini degli sbarchi per rendersi conto di quanto siano rari gli arrivi di donne, vecchi e bambini. Basta vedermi arrivare. Sono forte, in salute, tra le mani stringo un costoso smartphone. In realtà non sto fuggendo dalla guerra o dalle carestie. Forse sono addirittura ricco. Non appena sbarcato in Italia sono stato accolto calorosamente dalle autorità locali, dicono. Mi hanno offerto alloggio nella splendida suite di un hotel di lusso. Dopodiché mi hanno donato del denaro, una piccola cifra, certo 40 euro al giorno, ma questa cifra mi è stata assicurata per tutto il tempo della permanenza, senza che io debba fare nulla, neppure provare a trovarmi un lavoro, dicono. Tutto ciò li indigna, ma quello che più li preoccupa è che un esercito di invasori ora sta bussando alle loro porte, siamo sempre di più, manca lo spazio per ospitarci, mancano le risorse e manca l'aria, come se non bastasse. Infine, portiamo con noi pericolose malattie, da tempo estinte in Europa, e poi combattiamo orrendi crimini perché siamo violenti e selvaggi. Quando finalmente ci decidiamo a trovare un lavoro, in realtà lo facciamo più che altro per il gusto di privarne gli italiani, per dispetto. Noi profughi, rifugiati e migranti siamo all'origine di tutti i mali, ma l'argomento di fondo, non sempre dichiarato, è questo. Chi giunge in un luogo per la prima volta è diverso da chi lo abita. E non è solo diverso, è peggiore,
è meno evoluto, è meno civile, è meno sano. E così, in questa mia vecchia storia, io non ci sono quasi più. Non ho voce, neppure un nome. E allora lascia che ti spieghi e ribatta punto per punto. Il mio viaggio è stato lungo, pericoloso, in piedi per ore nel gelo di una notte assoluta, stretto con altre migliaia di compagni di viaggio su una vecchia malandata imbarcazione da tempo in disuso. Solo la speranza di salvarmi da un pericolo più grande mi ha indotto a salire su una scatola di latta arrugginita. Alla fine del viaggio sopravvivono i più forti, è per questo motivo che io mi sono salvato, è per questo motivo che hai visto solo uomini forti come me. Gli altri dormono sul fondo del mare, è vero? Possiedo uno smartphone, questo fa di me un uomo ricco? Un uomo perso in un continente del quale non conosce nulla, né le lingue, né le strade, che non ha un posto dove andare, nessuno al quale chiedere, ha bisogno di uno smartphone. Una volta giunto in Italia, sono stato accolto da una struttura, umile. Un posto dove mangiare, dormire, provare a immaginare un futuro da realizzare. Lo Stato spende 40 euro al giorno per consentirmi di sopravvivere, ma quel denaro non viene consegnato a me, bensì alle strutture che mi ospitano e agli italiani che vi lavorano. Lo Stato italiano, è vero, mi riconosce una diaria giornaliera che ammonta a 2 euro. Anche questo ti sembra troppo. Preferiresti che me la cavassi da solo. Rifletti. Se una volta giunto in Italia venissi abbandonato al mio destino, sarei costretto a vivere per strada, senza nessuno disposto a ospitarmi e a farmi lavorare. In breve, mi trasformerei in un malfattore. Dei quasi 2 milioni di rifugiati in Europa, l'Italia ne ospita circa 120.000. La sola Turchia ne ospita 2,5 milioni. Trovare un'occupazione può essere molto complicato, tanto più per me che non conosco la lingua e non ho avuto ancora modo di orientarmi. Tuttavia ho scoperto presto che ci sono molti lavori che gli italiani non sono più disposti a svolgere, come ad esempio il contadino. Molti di noi svolgono questo mestiere. Non è vero che portiamo malattie, non è mai stata registrata una sola epidemia diffusa dagli immigrati. Seppure una volta giunti nel paese che ci ospita, noi ci ammalassimo, ricevendo le dovute cure non rappresenteremmo nessun problema per gli altri. Ci ammaliamo come voi e come voi possiamo essere curati e guarire. Non è vero che commettiamo orrendi delitti. Non è aumentato il numero consueto di crimini con il nostro arrivo. Non è vero che siamo diversi dagli altri. È un'antica bugia quella che vede lo straniero diverso dall'indigeno. Ma la mia storia, lo so, è una vecchia storia. Sono in viaggio da così tanto tempo. Quando è cominciato tutto questo? Da quanto tempo me ne vado in giro per il mondo a sconvolgere gli equilibri, a modificare l'ambiente, a cercare la felicità? E soprattutto, io chi sono? La mia storia è molto antica. Tutto è cominciato in un tempo molto più remoto, in Africa, circa 200.000 anni fa. È lì che sono apparso ed è da lì, circa 125.000 anni fa, che sono partito per un lungo viaggio. Per circa 50.000 anni mi sono fermato in Medio Oriente e poi ho proseguito verso l'Asia e poi l'Europa. Quella fu la mia prima migrazione. Da allora sono sempre in cammino. Ma chi sono? Io sono l'Homo Sapiens. Io sono te. Grazie. Grazie. Ho costruito questo racconto con dei ragazzi. Lo abbiamo letto in classe e in questa classe abbiamo invitato anche i genitori, i nonni. E alla fine di questa lettura un nonno si è alzato, è venuto da me e mi ha detto: questa è la mia storia, perché io sono emigrato in Germania alla fine della Seconda Guerra Mondiale, ho vissuto esattamente le stesse cose. Allora, vi voglio salutare dicendo questo. Io credo che il luogo nel quale provare a costruire una nuova forma per fondare una nuova verità, per costruirla, per confrontarla, per capire se ci serve, quanto ci serve, in quale modo esiste già, è della scuola. Io credo che la nostra società dovrebbe essere costruita intorno a questo luogo, alla scuola, alle biblioteche, alle librerie di quartiere, i luoghi dove ci si può mettere davvero in cerchio, mettere al centro il libro e poi per metterlo da parte e rendersi conto che la verità non può appartenere a nessuno, nessuno può tenerla tra le mani e mostrarla, è sempre una costruzione che ha bisogno di tutti, perché il mondo non si ripara, il mondo va ad ogni generazione riconquistato, ricostruito e migliorato se possibile. Io vi ringrazio per l'ascolto e spero di aver dato un contributo interessante a questo incontro. Grazie davvero. Grazie.
Sei stato perfetto. Ti volevo fare una domanda anche a te prima di invitare tutti i relatori sul palco a rispondere alle domande del pubblico. Una cosa mi ha colpito di questo racconto che hai costruito con i ragazzi. Io ho letto il tuo libro, non lo sapevo, non lo hai precisato nel libro e l'ho trovato una scelta delicata, devo dire, perché appunto è il racconto più diverso. Se vedete, è una raccolta di fake news o di storie sulle fake news o di storie in generale o di miti. Questo era quello che aveva un sapore diverso e adesso ho capito perché. Mi colpisce molto la spiegazione che tu dai sull'uso delle parole, su come le parole descrivano mondi. Puoi chiamarmi migrante diverso da puoi chiamarmi rifugiato, puoi chiamarmi quello che ti pare, sei tu che stai definendo chi sono, no? E hai parlato di privilegio della prima persona, nel momento in cui uno si impossessa della proprietà di descrivere se stesso, leva il puoi chiamarmi, sono io a chiamare me stesso e sono io a descrivermi. Ma tu fai lo scrittore, quindi tu hai un privilegio ancora superiore, tieni in mano la penna per mestiere racconti gli altri. E allora ti volevo fare quella domanda annosa che credo ogni scrittore si faccia, cioè qual è il tuo ruolo nel mondo? Ed è per questo che incontri i ragazzi, per allargare, forse un po' anche per espiare la colpa di essere quello che il mondo lo descrive, che quindi lo forma anche nella testa degli altri. È una domanda che mi ha paralizzato per anni. E la giustificazione che si dà, che dai a te stesso quando decidi di fare qualcosa. Io cerco di utilizzare la scrittura e il viaggio, l'incontro, come lo strumento per comprendere, per entrare davvero in contatto con le realtà e poi cercare di restituirle in parte. Però non ti nascondo che un lavoro che sto facendo adesso, io sto ritornando nei luoghi che ho incontrato quest'anno e sto cercando di dare gli strumenti ai ragazzi, soprattutto ai minori non accompagnati, di raccontarsi in prima persona. Vengo adesso da un laboratorio che ho tenuto a Venezia con gli ospiti del Patriarcato di Venezia. Sono ragazzi tra i 12 e i 18 anni che sono stati adottati, vivono in famiglia. E ho insegnato loro ad utilizzare la telecamera e il montaggio. Quindi loro hanno girato un primo cortometraggio muto, quindi comprensibile, di 10 minuti. E questo è il primo tentativo di lasciare a loro la parola. Naturalmente, insomma, ci sono stato e ho cercato di seguirli, però ecco, credo che il ruolo nostro nella società è anche questo, quello di creare occasioni per dare poi la voce a chi non l'ha. Grazie.